L'arte, la cultura, il volontariato come pratica quotidiana di pace. Pittori come Francesco Canale a dare colori forti e tratti decisi dipingendo con la bocca la speranza militante, scrittori, registi, volontari di Intercultura, anche quest'anno per il nono consecutivo si sono ritrovati a San Pancrazio a tracciare percorsi di segno diverso per attualizzare a 21 anni dalla morte il messaggio di Don Tonino Bello. È un contenitore di esperienze, testimonianze, espressioni artistiche la manifestazione voluta da Reti in Opera Onlus nel giorno successivo a quello della festa. Perché la pace, amava dire il vescovo di Molfetta, è feriale ed ha mille declinazioni. È nei quadri di Canale, nella musica e nei versi del recital Nato per servire per la regia di Gino Cesaria, nel racconto di chi Don Tonino lo ha conosciuto o orienta la sua vita con la bussola del suo esempio. E nell'entusiasmo dei partecipanti alla pedalata San Pancrazio Alessano dello scorso 29 settembre, documentato nel cortometraggio proiettato durante l'incontro. Stazione di posta, la prima, del viaggio di preparazione alla marcia Perugia Assisi che attende gli operatori di pace il 19 ottobre 2014. Con la mia arte cerco nel mio piccolo di aiutare le persone a guardarsi dentro, perché penso che il primo passo per avere davvero la pace almeno non è neanche ancora nel rapporto con gli altri, ma è soprattutto la pace con se stessi, cioè capire chi si è davvero. Per unire le comunità è fondamentale l'impegno costante della cultura, dell'arte, dell'associazionismo,